Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel. Ecco i titoli di oggi. Stati generali della farmacia, al via la seconda edizione il 28 febbraio a Roma. Cossolo, sfide complesse da affrontare uniti. Popolazioni terremotate, prorogate a dicembre 2019 le esenzioni per assistenza farmaceutica. Brexit, l'allarme dei produttori di farmaci europei, rischi concreti per i pazienti. Aggiornate le linee guida dell'Unione Europea sui farmaci antibatterici. Torna l'appuntamento con gli Stati Generali della Farmacia. La seconda edizione dell'evento è in programma a Roma per il prossimo 28 febbraio. La manifestazione sarà un'occasione di confronto tra tutti i soggetti che orbitano intorno al mondo della farmacia. Le proposte della categoria saranno condivise con le organizzazioni di settore e presentate alle forze politiche. Il filo rosso che guiderà i lavori sarà l'intento di valorizzare il ruolo della farmacia. Per farlo bisogna dare continuità all'opera di sensibilizzazione nei confronti della politica e delle istituzioni, avviata con la prima edizione. Auspico una massiccia partecipazione, ha dichiarato il presidente di Federpharma Marco Cossolo, in considerazione del fatto che la farmacia italiana dovrà affrontare nel corso del 2019 una serie di sfide complesse ed è per questo fondamentale che le istituzioni e la politica siano consapevoli dell'importanza del servizio offerto alla popolazione, ma anche delle difficoltà che comporta il nostro impegno quotidiano a favore dei cittadini su tutto il territorio nazionale, anche nei contesti più critici, come le periferie urbane degradate o i piccoli paesi privi di servizi essenziali. La Regione Lazio ha prorogato fino al 31 dicembre 2019 le misure per agevolare l'assistenza sociosanitaria a favore dei cittadini residenti nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016. Lo ha reso noto Federpharma Roma in un comunicato. Il codice esenzione, lo ricordiamo, è il T16. Per quanto riguarda l'assistenza farmaceutica, vengono confermate le misure in vigore già prorogate fino al 31 dicembre 2018. Le agevolazioni sono riconosciute ai residenti nei comuni di Accumuli, Amatrice, Posta, Città Reale, Borbona, Antrodoco e Leonessa, che si trovino in particolari condizioni specificate nel punto 2 del decreto. L'ipotesi di una Brexit disordinata a partire dal 30 marzo genera minacce reali, tangibili e immediate per la sicurezza dei pazienti e la salute pubblica sia in Gran Bretagna che in tutta Europa. Lo afferma l'EFPIA, l'Associazione Europea dei Produttori di Farmaci, in un comunicato pubblicato dopo il voto. L'associazione suggerisce una serie di misure temporanee per scongiurare gli effetti a breve termine. Tra queste, continuare a riconoscere come validi i test condotti in Gran Bretagna finché non verranno trasferiti all'Unione Europea, garantire la partecipazione del Regno Unito alle piattaforme di condivisione dei dati sanitari, come quelle sulle segnalazioni degli effetti avversi dei farmaci, e garantire procedure agevolate alle dogane per i farmaci e i loro componenti. L'Agenzia Europea del Farmaco ha pubblicato l'aggiornamento delle linee guida sulla valutazione dei farmaci contro le infezioni batteriche, tra cui quindi anche gli antibiotici. Gli operatori sanitari e gli altri enti interessati potranno inviare i loro commenti al documento fino al 31 luglio prossimo. La resistenza agli antibiotici è un problema di salute globale e le agenzie regolatorie di Unione Europea, Stati Uniti e Giappone hanno discusso parecchio negli ultimi anni su come allineare i loro rispettivi requisiti da porre a chi sviluppa farmaci. Questa era la nostra ultima notizia, l'appuntamento è per domani con una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel.